se dovessimo fare la classifica, non la faremo fino a dopo l'estate, delle scarpe con piastra, con fibra di carbonio più veloci presenti sul mercato, queste Deviate Nitro Elite versione 1 di Puma sicuramente entrerebbero molto probabilmente addirittura sul podio, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 195 grammi, drop 8, 36 mm nel tallone, 28 mm nell'avampiede. Andrea Soffientini l'ha utilizzata in tutte le ultime gare, soprattutto garette in strada, dove è fondamentale andare da una direzione all'altra. Fa veramente schifo questa scarpa a toccarla. Sappiate comunque che sono tre le caratteristiche che la rendono particolarmente diversa rispetto a tutte le altre, ve le illustro velocemente. In primo luogo la presenza del Peba, che è la piastra più nobile, ma in questo caso utilizzata con una procedura azotata che la rende ancora più stabile e, perché no, magari più veloce, magari più durevole. In secondo luogo ho amato questa tomaia plasticosa con uno spazio discreto nell'avampiede e, nonostante abbia dei lacci particolarmente minimal, credo che sia davvero adatta a tutti coloro i quali volessero correre velocemente le brevi distanze. Poi nel video chiederemo ad Andrea anche cosa ne pensa delle lunghe distanze, ma soprattutto, e questo è il terzo punto, questa scarpa ha sicuramente il miglior rapporto qualità-prezzo e in effetti ultimamente ci sono pure degli affari davvero eccezionali, vi metto qua sotto i link per poterla acquistare. Ci sarebbero un miliardo di cose da dire, ma lascio la parola al prodepodista, chi meglio di lui rappresenta l'essenza di questa scarpa. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, se potete offriteci dei coffee, anche perché nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni di tutte le scarpe che vorreste vedere sul canale, a condizione che queste scarpe poi facciano nell'arco dei 6 mesi almeno 10.000 views. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Andrea, sono curioso della tua opinione di queste Elite Nitro di Puma. Cosa ne pensi di questa scarpa e soprattutto come stai? Ma io sto bene, questa scarpa la utilizzerò già stasera per fare una 5 km. È il motivo per cui la uso stasera nelle 5 km, che è un percorso stratortuoso, ho bisogno di stabilità e questa scarpa mi... non so come dirti, quando faccio le curve con le Vapor o con le, peggio ancora con la Dios Pro 2, le prendevo larghissime, sembravo un idiota, e invece con queste qua riesco ad aggredire un po' di più le curve e non ho quel senso di instabilità. Tra l'altro, Andrea, ti devo chiedere scusa perché in un video precedente, poi magari ti offrirò un coffee, lo faccio ben volentieri, avevo detto che eri sponsorizzato da Puma, ma in realtà non sei sponsorizzato da Puma. Bravo, sennò ci taglia le palle. No, a dire vero ce li andate da cioè, tra virgolette ce li ha sponsorizzate, però come tante altre scarpe. E... chiaro, perché non volevo che passasse quella cosa, perché le sto trovando davvero come quasi mia scarpa preferita e non volevo che passasse che in quanto sponsorizzati... lo dicessi per quello, davvero mi sto trovando da Dio. Ti posso dire che tante persone adesso le hanno prese come le Velocity e in effetti hanno fatto delle schiume che sono pazzesche e sta rendendo felici molti runner, anche per il portafoglio, perché ci sono delle offerte clamorose, quindi... Sì, poi Andrea, chiaramente il mio rapporto, il nostro rapporto con le aziende è chiarissimo e l'abbiamo descritto in maniera interessante nel video dei migliori brand. Andrea, comunque, secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Sono scarpe adatte ad atleti leggeri, forse l'avevo anche già detto, non mi ricordo, atleti leggeri, atleti che corrono forte, per assurdo non atleti che hanno una gran tecnica di corsa, perché anche chi prona un pochino riesce ad usarle tranquillamente, in quanto davvero sono un po' più basse rispetto ad altre scarpe come Vapor o Adios Pro 2, per dirne due paia, e quindi anche se cedi un pochino la scarpa così un po' più bassa, come dire, ti salva un po' di più. E per quali distanze le utilizzeresti? Stiamo andando, siamo ancora in estate, ma verso la stagione tra virgolette autunnale, almeno a livello di preparazione della maratona, le porteresti fino alla maratona o invece le raccomandi soprattutto per le distanze più brevi? Allora, so che uscirà il modello da maratona,
Indy, per cui questa credo che sia una scarpa, c'è il coniglio che sta arrivando, non vorrei che ce le mangiasse le scarpe. Questa qua secondo me era una scarpa perfetta per le 5-10 km, devo dire che anche sulla mezza maratona secondo me potrebbero fare la loro porca figura. Te lo dico perché in condizioni mie fisiche pessime, con gambe maserate, sono riuscito a correre comunque forte e senza sentire la stanchezza, quindi per cui vuol dire che l'ammortizzazione fa tanto, e su una mezza maratona passato al 12°-13° chilometro quelle gambe fresche, e queste te le posso lasciare. Invece a livello di ritmi sappiamo che il ritmo superiore è quello che ti può portare il tuo fisico, ma invece a partire da che ritmi le suggeriresti? Ma è un po' il discorso che abbiamo già fatto su qualche altra scarpa. La bontà la senti a qualsiasi ritmo, perché comunque pesa poco, cioè davvero io penso anche solamente a una velocity per rimanere in casa Puma pesa quanto 50, 60, 70 grammi in più, queste sono comunque meglio, hanno la mescola che è quella con la Elite Nitro Elite, esatto, hanno il Nitro Elite e anche quello dà una spinta in più rispetto al nitro normale, quindi diciamo che a qualsiasi ritmo comunque senti la scarpa che ti aiuta a correre. Secondo me già da sotto i 4,30, meglio sotto i 4,15, senti davvero la sua bontà. Invece parlavi nel primo video della Tomaia e avevi un punto interrogativo, come si dice in italiano, un question mark. Cosa ne pensi, soprattutto secondo te stesso numero o mezzo numero in più per questa scarpa? Avevo il dubbio, devo dire che sto utilizzando delle calze quelle un po' più fini e mi sto trovando da Dio. La Tomaia mi avvolge bene il piede, non me lo fa andare in giro, quindi per cui direi stesso numero con delle calze un po' più fini. Ho il dubbio che con una calza un pochino più spessa mi dia fastidio, e ho il dubbio che con una calza un po' più spessa e il mezzo numero in più il piede bali troppo. Invece a livello di intersuola parlavi del Nitro Elite e inoltre la combinazione della piastra in fibra di carbonio, come l'hai vista a livello di reattività? Ti dico che ho corso a 2,56 al chilometro per 4 km e mezzo su una 5 km da solo, e ho corso a 3,03 con qualche 1000 sotto i 3 al chilometro al 10 km del Don Kenya. Non mi sto neanche allenando chissà quanto, non ti dico che è la scarpa che fa i miracoli, però ti dico che è una scarpa che spinge. Fai conto, è vero che io ho un minuto in meno su 10 km fatti in altre condizioni, non dopo un'ora in pista 12 ore prima più un'altra gara. Ho trovato davvero una mescola che mi piace un casino, perché è davvero morbida, e ho trovato una scarpa molto precisa, secondo me nei cambi di curve davvero non ti fa perdere e riesci a spingerla bene. A livello di battistrada come l'hai sentita, come l'hai vista? Ci hai già detto che comunque la ritieni ottima, ma cosa ne pensi? Ho sentito un po' andar via la scarpa su una zona di pista bianca in mezzo a un boschetto, vabbè, ci può stare, anche lì stavo correndo forte, stavo provando il record del percorso al giro del Varesotto, oddio, dove ero? Non mi ricordo, si passava un pezzettino di boschetto e ho sentito un attimino che la scarpa andava via, però anche lì stavo correndo sotto i 3 al chilometro, quindi ci può anche stare che scappi. Per il resto su asfalto, ti ripeto, va via benissimo, è molto precisa. A livello di stabilità il tallone è, come si suol dire, inesistente, ma cosa ne pensi e secondo te la consiglieresti soltanto a podisti neutri? È inesistente, però ti dico, forse data la sua bassezza rispetto ad altre super shoes rimane comunque molto stabile. Ha dei lievi pronatori, le potrei consigliare, anche perché oltre alla Carbon X o Rocket X di Oka faccio fatica a consigliare altre scarpe, quindi sì, la consiglierei. Abbiamo sempre detto che non si cambia sulle super shoes la soletta, sei d'accordo anche per questa? Qua era mezza incollata mi sembra, ma non mi azzarderei mai a staccarla perché ho paura che dopo si possa muovere, quindi no, qua non ci metterei il plantarino. Poi conta che piuttosto non ci metto il plantarino e corro le 5 e 10 km. Invece Andrea, secondo te quali sono i pregi e i difetti di questa scarpa?
Ma pregi, te l'ho detto, una scarpa comunque molto stabile, molto veloce anche nelle curve, che erano i grossi problemi di altre scarpe super shoes, quindi si è andato a sistemare quello. Mi piace tanto la tua maglia e il Nitro Elite è clamoroso. Guarda, io davvero l'unico difetto è che poi bisognerebbe capire se andava a dispetto della stabilità in sé della scarpa, ci avrei messo il limite massimo, quindi 39,9 mm nel tallone e comunque più schiuma anche nell'avampiede. Ma questo perché davvero, ti ripeto, mi piace un sacco come schiuma e quindi più ce n'è meglio è. La metterai nella classifica, la metteremo nella classifica delle migliori scarpe con fibra di carbonio nel 2022 e soprattutto quando faremo questa classifica? Non lo so, quando ce la richiederanno, quando non avremo più tante idee. Io, guarda Max, davvero sto pensando prossime gare che devo fare, se sono in dubbio se usare la Pro 2 o la Vapor. La Vaporfly, guardo sempre un attimino il percorso e decido da quello, per dire 5 km di Cesano Maderno, tante curve ho visto, ho detto metto su subito la Deviate Nitro perché così non ho problemi in curva. E invece ultima domanda, quando testeremo la scarpa per la maratona di Puma che sembra essere tra virgolette molto promettente? Molto strana sicuro e dovrebbe arrivare forse a settembre, non lo so, vediamo adesso. Intanto ci facciamo le vacanze e poi vediamo. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima e come al solito andiamo a berci un bel coffee. Andiamo. Ciao. Ciao.